Un'intuizione vincente, quella di ASL 1 e Comune, di allestire un gazebo mobile per le vaccinazioni libera da quellani e turisti in piazza Duomo. Vincente perché si è riuscito a raggiungere una buona platea di indecisi, soprattutto di persone in visita in città, e si sta pensando di prolungare l'iniziativa almeno sino alla fine dell'estate. I numeri sono molto buoni e li conferma il direttore del Servizio gene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL 1 Enrico Gianzante. Abbiamo vaccinato nel corso di questa settimana 42 persone al giorno per 7 giorni, quindi circa 300 persone. È un'iniziativa che ci ha dato molta soddisfazione e eh, siamo veramente contenti della risposta. Abbiamo vaccinato turisti, persone indecise della nostra città e eh, persone che magari hanno avuto una qualche difficoltà a raggiungere gli hub vaccinali e vedendolo così vicino poi si sono convinti a fare la vaccinazione. Stiamo anche parlando con il sindaco per eventualmente vedere di prolungare, per un altro periodo di tempo eh, questa ottima collocazione. L'Aquila e provincia come del resto tutto l'Abruzzo viaggiano a ritmi molto elevati perché il 74% di persone in provincia dell'Aquila è già immunizzato con la prima dose e un buon segnale è dato dalle adesioni dei giovanissimi. La ASL del resto sta mettendo in campo tutte le iniziative possibili e immaginabili per sensibilizzare le famiglie e permettere un rientro sui banchi in assoluta serenità. Siamo intorno alla, per almeno con una dose di vaccino, intorno al 74% della popolazione complessiva, il che significa che per quanto riguarda la, la popolazione target, sono numeri ancora molto alti, molto più alti, perché la popolazione target è quella che esclude dalla vaccinazione gli 0-12 anni. Avete detto una cosa importante prima, stiamo premendo molto per quello che riguarda i ragazzi dai 12 anni in su perché è fondamentale che si vaccinino per riprendere l'anno scolastico in totale sicurezza ed evitare quelle chiusure che si sono verificate l'anno scorso. Stiamo mettendo in campo eh, tante iniziative e tante promozioni per poter raggiungere le famiglie e vogliamo sempre di più aumentare il numero dei ragazzi vaccinati e comunque la risposta ci pare veramente buona.